Buongiorno ragazzi, oggi è domenica, stiamo a pranzo oggi per un compleanno, ho fatto le unghie, volevo farvi vedere, oggi ho proprio osato alla stragrande e le ho fatte così. Avevo voglia di qualcosa di colorato, di primaverile e quindi queste qua sono le unghie. Adesso vado a farmi la doccia e vado a sistemarmi, tra l'altro stanotte sono sta malissimo perché ho vomitato l'anima, non so perché, probabilmente ho mangiato ieri sera qualcosa che mi ha fatto male e niente, va bene, adesso spero di riuscire a mangiare qualcosa oggi, non lo so. E niente, ragazzi, ci vediamo dopo, adesso io vado a farmi la doccettina. Ciao ragazze, oggi è domenica 9 aprile e noi stiamo andando a una festa di compleanno, ve l'avevo detto, infatti gli ho fatto vedere anche il quadro quello là con i girasoli, con i fiori gialli è destinato alla persona di oggi, in più un altro regalo, vabbè. Qua c'è anche Walter. Ciao! Vabbè, io sono sta malissimo stanotte, ho sboccato l'anima. Vabbè, quindi oggi siamo anche a pranzo fuori e boh, non so sinceramente cosa mangerò. Che se viene a metà se ne frega, metà devo uomo. legare i capelli, però io devo legarmi e praticamente niente, adesso sono in questo posto carino dove ci sono anche gli animali, quindi il tempo è bello, Gli fa anche animali, caldo, c'è un maiale, una mucca, un ecco, cavallo. quindi oggi gli occhiali perché in E realtà una papera. ho messo sugli occhiali, questi qua sono, non sono occhiali da vista perché secondo me non sto molto bene, sono un po' che ho dormito poco, sta male, cioè, non so, ho bisogno di mettermi sugli occhiali. Vabbè, so che mio cognato mi prenderà per il culo tutto il giorno, già lo so, mi preparo. E niente, Occhiali. quindi grazie per tutti i commenti che mi avete fatto, visto che vi ho risposto, perché comunque vabbè, ha avuto questa opinione del fatto che io sembra finta, un po' artefatta, che ho un po' quei sorrisi finti. Grazie per tutte le persone che comunque vedono che sono naturale, che comunque sono fatta così. Perché mi è dispiaciuto tantissimo, infatti vabbè, ho parlato praticamente un quarto d'ora nel vlog precedente dicendo che alla fine sono così io. Poi ovviamente se ho le palle girate, come vi ho detto, non No, se ne è. se ho le scatole girate, ovviamente giustamente ve l'ho detto, non faccio un video, ovvio. Sono se ho appena litigato con mio marito che ho il muso lungo, ovvio che non metto a accendere la telecamera. Questo è ovvio, cosa devo far vedere? Voglio dire, devo far vedere non il meglio, ma comunque uno deve essere anche con la mente Rilassata. rilassata per poter fare un video, ovvio, Vedi che tu questo. senza di me non sei niente. Come senza di me non sei niente? Vabbè, e vedete? Poi mi hanno detto, no, che mi tocco sempre i capelli, ma amore, allora, di la verità, io non sono una che si tocca sempre i capelli. Da quando ti ho conosciuto. Sì, e poi Infatti le dicevo che era una facce, scimmia. ma va, e le facce? Le facce che faccio, che tu mi dici, mamma, che faccio, le facce le smorfie. Vedete, lo dice anche lui. È così. Sono così io, sono così, sono meno, cioè menosa, non menosa, sono menosa per niente, anzi. Però sono proprio fatta così io. Dice anche lui, su questa cosa, che lui che comunque si era dire qualcosa non ha mezzo pelo sulla lingua, lo dice anche lui che comunque sono così, vedete, mi sistemo la frangia, tutto in linea con il mio modo di essere. Fa caldo però, io mi devo la giacca. Facciamo lo spogliarello, fa caldo. Mamma mia, che caldo che fa. Ma c'è Insomma, cioccolato. stanotte sono stata. Ma che aria, dai, ecco, è arrivato È l'aria fredda, non quella condizionata. va. Apriamo mezzo finestrino, aria fredda, è arrivato lui, no? Dai, che la mia maglia. E vabbè. Comunque, cos'è che stavo dicendo? Che se lui vede qualcosa di me non si fa nessun problema, quindi fidatevi. Sono così, e anche se sono anche una rompipale. Infatti, ve l'ho detto quando mi guardo nei video che parlo con lui, dico mica che male che sono, però adesso è pesante, vero? Sì, Però ora mi ha ma soccorso, stavolta sono sta malissimo. E niente, Bambino, vabbè, dai. allora. Dai, togliamo gli occhiali, se meglio senza. No, no, Facciamo contento mio marito, non vuole gli occhiali.
prima volta che li metto, tra l'altro. Mi piace. Settimana prossima è Pasqua. Ho preso l'uovo. Ho preso la gallina. Meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Sì, il pagliaccio, Ricky, il pagliaccio, pagliaccio. Abbiamo qua il pagliaccio, guarda. Pagliaccio! E il clown. Vabbè, adesso sapete cosa faccio? Io devo spegnere tutto perché adesso mi devo fare un selfie, quindi... Ciao, ci vediamo dopo. No, scherzo, dai. Ciao. Ci vediamo dopo, dopo facciamo vedere... Ci vediamo dopo che facciamo vedere anche il posto carino, che si chiama Le Antiche Ruote. Facciamo un po' di pubblicità. Antiche ruote, giusto? Antiche ruote. Va bene, a dopo. Ciao. Saluto. Ciao a tutti. A dopo. Siamo arrivati, adesso vi faccio vedere il posticino. Abbiamo l'intruso di casa. Mangione Valdetta.
C'è Walter che sta parlando con le pecore, Walter. Con le sue amiche pecore, vero? Io sono qua che sto lottando con il prato e scarpe col tacco, mi sto ammazzando, aiuto. Che carine. Aiuto, mi aiuti, amore. Sono in panne. In panne da tacchi che si inficcano. Oh, le tue amiche pecorelle, vero? Ti piace questa pace? Eh? Hai sonno? Ho sonno. Forte, amore! Amore! Devi dire amore mio! Amore mio! Sei forte! Allora. Non viene neanche se dice amore mio! Guarda. Che c'è? Mangia! Non mangia, digli per piacere, mangia! Ha mangiato adesso? Adesso non c'è più. Manda. Buongiorno ragazze, oggi è lunedì 10 aprile, sono le 10 e devo fare ancora colazione oggi, quindi penso che salterò il pranzo, mangerò magari giusto un pacchetto di cracker, quindi ho pensato di farmi qualcosa di un po' più sostanzioso e soprattutto goloso, quindi ho fatto la banana con il cioccolato fondente infuso e una bella spremuta di pompelmo e il caffè. Quindi adesso faccio colazione, poi devo sistemare un po' di cosette, oggi poi ho anche la ceretta da fare, quindi alle 2:30 devo andare a fare la ceretta, insomma, quindi colazione e poi vediamo cosa combino, perché ho un po' di cosette arretrate da fare e quindi basta. A dopo, ciao. Sto camminando e sto andando dall'estetista. Mia mamma mi fa, ma sei sbracciata, ma sei fuori? Stavo con la giacca, cioè, ho detto, ascolta, fa caldissimo, meglio non coprirsi perché sennò è peggio, poi dopo ci viene veramente sudi alla fine, no? E io ho detto, no, io adesso, oggi sto così, sto benissimo, sto più bene. Poi stasera, ovvio che dopo verso sera hai bisogno di una felpa o qualcosa, anche ieri siamo stati benissimo con la mezza manica. Tra lo smanicaccio e la mezza manica non è che cambia tanto. Questa qua è la casa della mia estetista, tutta piena di verde, bellissima. Guarda che c'ero sotto tutti i denti, Silvia, come sempre. Oh, che belli i papaveri, facciamoli vedere. Papaveri. Belli. Sono video. L'estetista della mamma. Ma tu senza manico, sei esagerata. Sto bene, mamma, caldo. Cosa cambia la mezza manica la senza? Non è che cambia tanto, eh? Non lo so, io non ho questo caldo qui. Neanche no. Thank you.
Allora ragazze, un attimo faccio manovra, sto uscendo di casa adesso ed è mercoledì 12 aprile, noi stiamo andando a fare un saltino un attimo al mercato. Ma cos'è caduto? Mamma, gli è caduta una roba, scusate. Sì, te la prendo, Ricky, sei calmo, non ti agitare. Aspetta, Riccardo. Sì, amore, se la prendo, dai un secondo. Scusate, un attimino, scendere. Aspetta, Ricky, mettiamo le quattro frecce, un attimo, te la prendo. Cos'è che ti è caduto? Cosa? Ho preso io! L'hai preso tu, amore, bravo, amore mio, l'hai preso tu, cucciolo, bravo, amore. Tienilo stato stretto. Il mio supereroe, l'ha preso lui. Scusa, invece mi sento un po' di... la testa. Quello non è che l'ho avuto. Primo caldo mi ammazza sempre. Telefono e niente, quindi domani mi sa che facciamo una bella passeggiatina al parco e porto un po' fuori, perché spero che domenica sia bello. A Pasqua, il giorno di Pasqua, aspetta, volevamo fare una grigliata dai miei suoceri, speriamo che il tempo lo permetta. Jake? E dov'è Jake? Sul telefono. Amore, dopo lo guardiamo a casa il Jake. E quindi devo fare queste cose. Amore, ma non ce l'ha Jake, amore. Nel telefono, lo farò in televisione Jake, amore. Lo farò in televisione Jake, non nel telefono. E fissa ragazzi, è duro, gnocco, Cosa c'è, Ricky? Sì, va bene, dopo lo guardiamo Jake il telefono, no? Dopo lo guardiamo. E sta uscendo, quindi vabbè, poi devo andare anche da Lidl perché ho fatto una mini spesa ieri, mi sono dimenticata di prendere lo zucchero per fare la torta, perché devo fare la crostata e la crostata preferisco farla con lo zucchero bianco, non con quello di canna, mi piace di più. E quindi devo prendere lo zucchero, comunque di canna o bianco, mi serve lo zucchero perché di canna lo usiamo per il caffè, quel poco che mettiamo. E quindi niente, dopo vado a prendere anche lo zucchero, domani prendo lo zucchero e poi vediamo se riesco a trovare il suo cavolo di box, no. E a Pasqua quest'anno volevo fare la crostata, cioè voglio fare un dolce, di solito non so cosa ho fatto, forse pasticcine avevo fatto, ma no, quest'anno voglio fare la crostata proprio di marmellata classica, proprio la classica, senza troppi ghirigori, proprio semplice, perché poi ci sono sempre 2000 colombe farcite e non c'è mai qualcosa di diverso, quindi voglio fare la mia crostata. E stavo dicendo, ecco, Pasquetta volevamo organizzare una grigliata dai miei suoceri, speriamo che il tempo lo permetta, perché è carino, là poi i bambini vanno in bicicletta, poi Riccardo, impresa, non ha imparato ad andare in bicicletta, altri gli ha preso la bici ma non ha imparato ancora, almeno magari con i cuginetti là portiamo dietro le biciclette, magari c'è la possibilità di imparare, magari è la volta buona che impara ad andare in bici, spero. Ah, ecco cosa vi volevo dire, il fondotinta che uso adesso lo sto usando da 2-3 giorni, delle fondotinta di Wacol, mi piace tantissimo perché è molto leggero, quindi ha una copertura molto soft, mi piace perché in questo periodo che comincia il caldo è ottimo. Poi io con la pelle mista tendo comunque ad avere dei punti in cui sono lucida, infatti devo stare molto attenta. Sì. E quindi insomma lo sto utilizzando, mi sta piacendo tantissimo perché dà la copertura giusta, che poi non è neanche leggerissima, è una copertura abbastanza leggera ma che va sul medio insomma, quindi mi sta piacendo tantissimo, sono contenta, poi ve lo farò vedere, mi piacerebbe se riesco in questi giorni fare un mio trucco con voi, se riesco a farlo vi faccio vedere anche di cosa si tratta, se no più presto ve lo farò vedere perché è un ottimo fondotinta, se cercate qualcosa di molto leggero, ecco, è tra un fondotinta leggero e una BB cream, una via di mezzo, quindi mi piace molto, devo dire che sono soddisfatta. Adesso devo parcheggiare, quindi concentrazione. Sarà un parcheggio come sempre abbastanza complicato trovarlo. Espresso ultimamente il corriere amico mio. Sì, figuriamoci se lo trovi così. L'impresa ha fatto male parcheggio. Saron è sempre. Oh, vabbè, ci sono le casette però.
ci sono. Le cassette ci sono, però. Ti ho capito cosa devo prendere, le cassette. Oh, cosa vuoi? Non rompere. Non spassare le scatole. Ragazzi, vi saluto perché se. Qualcosa che potrebbe esserci utile. Dai, dimostriamo qualcosa. Speriamo. Invece. Mamma mia, sapete cosa mi ha combinato? Riccardo. L'altro giorno mi ha aperto il disagente intimo bio, quello buonissimo, mi piace tantissimo. Me l'ha tutto rovesciato, l'altro giorno vado per usarlo. Siccome il packaging è tutto verde, mamma mia ragazzi, mi veniva da piangere. Era tutto pieno d'acqua, non c'era più dentro il prodotto. Tant'è vero che io gli ho dato la colpa a Cristian, no? Ah, ieri Cristian è tornato a scuola, gli faccio: Cristian, ma è stato tu a fare questo casino qua? Scusa, ma è un prodotto buonissimo. Gli ho detto: costano dei soldini, tanti soldini queste cose qua, no? Mamma, ma non sono stato io. E lui: sì, ma Cristian, invece è stato lui. È stato lui, Monello, me l'ha rovesciato. Che nervoso. Cioè, non posso lasciare niente in vista che loro, che poi lui è. Quando lui è in silenzio vuol dire che la sta combinando grossa. Proprio tutti i bambini. Però che se mi fa: mamma, io non mi sognerei mai di fare una cosa del genere. Carino. E mi fa: perché? Sai perché? Perché so poi cosa succede. Io non so cosa succede poi. Allora non mi sognerei mai di fare una cosa del genere, perché so che dopo mi metti in punizione, mi sgridi. E quindi ha ragione. Adesso lui lo capisce benissimo. Io sto qua un essere tremendo. Mamma mia, oh. Niente, vabbè, ormai è andato. Speriamo che. Dicky, non farlo più, Non si svuota il detergente Inti. No, sei stato tu. Chi è che sta? E chi è stato? Non è vero. Non è stato Cristian, perché Cristian non fa queste cose. No, ascolta, Ricky. Cristian non le fa queste cose, amore. Non le fa queste cose, Cristian. Le fai solo tu. Ascolta, se mi dici la verità non ti sgrido. Chi è stato? Dimmi la verità, io non ti sgrido. La verità, non la bugia. Tu dimmi la verità che io non ti sgrido. È stato tu, fa niente, è stato tu? No. Non l'hai fatto apposta? Rosse. Chi è che è stato? Cristian. Dai, sei stato tu, però non l'hai fatto apposta? Tu... Cristian. È stato Cristian? Sì. Non Ricky? No. Sicuro? Cristian. Non dici le bugie? Di la verità. Mi ha fatto. Ascolta, se tu mi dici la verità ti compro il gatto. Chi è che è stato, Cristian o Ricky? Cristian. Non Ricky? Se mi dici che è stato tu, io non ti compro il gatto. Tu sei stato? No. Cristian? Sì. Quando l'ha fatto Cristian? L'altro giorno? Sì. Tu non hai fatto niente? Non ho fatto niente. Chi ti ha spaccato la testa di sapone l'altro giorno? Cristian. Oh, aiuto, che devo credere adesso? Mi sono incartata. Amore, dimmi la verità, chi è che è stato, Cristian o Ricky? È una bugia questa. Mamma! Ascolta, ma tu lo sai che se dici le bugie ti cresce il naso lungo come Pinocchio? Lo sai? No. Come no? Se tu dici le bugie, poi ti cresce il naso lungo come Pinocchio? No. E come no? Te lo dico io. Amore, ma se tu mi dici la verità, io non ti sgrido. Sei stato tu, fa niente. Tu sei stato, fa niente, amore. No. Non sei stato tu? No. No? È stato Cristian. È stato Cristian? Sì. Non Ricky? No. Ma io non ti sgrido, sei stato tu. Fa niente anche se l'hai fatto tu, non l'hai fatto apposta? Non è me, puzzone.
poco, dopo devo rindagare ancora perché è un'impresa qua. Anche Vincent ultimamente è un po' furbettino, quindi non vorrei essere un... Bisogna indagare qua, perché qua c'è qualcuno che dice le palle. Qua c'è qualcuno che dice la bugia. Bisogna indagare bene, bisogna capire, perché qua c'è qualcuno che non dice la verità. Qua c'è qualcuno che dice la bugia. Sei tu che dici le bugie, Cristian? Nessuno. Eh? Nessuno. Nessuno dice le bugie? No. O sei tu che la dici la bugia? No.